for saying a lie. I'd rather you say in a lie. It's too darn hot, it's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight and fill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight, fill the cup with my baby tonight, but I'm not up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot, it's too darn hot, it's too darn hot. I'd like to coo with my baby tonight and pitch some woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight, pitch the woo with my baby tonight, but I won't fight with my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know likes his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes right up and the weather is sizzling hot, Mr. Man with a plan is not. 'Cause it's too darn hot, it's too darn hot, it's too darn hot. With my baby tonight, get off my feet with my baby tonight. I'd like to meet with my baby tonight, get off my feet with my baby tonight, but no repeat with my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers to play his favorite sport when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Adam for his madam is not. 'Cause it's too darn hot, it's too darn hot, it's too darn hot. Thank you.
Allora possiamo cominciare, se abbassiamo la musica, benvenuti, buongiorno, io sono Bruno Petronilli, sono un giornalista, direttore di James Magazine di Orizzonte, che vedrete sparso per tutta la fiera, quindi prendetelo pure e leggetelo, e ho l'onore di presentare e moderare questa masterclass con Enrico Bartolini, a cui facciamo un grande applauso. Grazie Bruno, buonasera a tutti. Prima di iniziare so che Fabio Cancelloni ha piacere di dirvi due parole. Eccolo qua Fabio, un applauso. Grazie. On the stage, prego, prego. Vieni vicino a me però. È piena ragazzi, era qua su, è uno spettacolo. E commentavo con Enrico che il precedente concerto, così lo chiamo io, delle 11, era così. Gremito in ogni ordine di posti, quindi se noi ci prendiamo il piccolo privilegio di avere creato un contenitore e poi ci abbiamo messo il contenuto, questo giovanotto, no, conosciuto a livello planetario, vi racconto brevemente che un anno e mezzo fa sono andato a trovarlo e io conoscevo lui ma lui non conosceva me, quindi è stato abbastanza semplice raccontargli 62 anni di passione per la ristorazione, perché questo è il nostro messaggio, la nostra filosofia, sappiamo fare questo di mestiere e proviamo a continuare a farlo divertendoci a farlo. Ma ho apprezzato soprattutto in questi due giorni, lui è arrivato ieri pomeriggio, che le 13 stelle che ha conquistato le ha conquistate certamente con la sua professionalità, con la creatività che lo contraddistingue, ma anche altre 13 per la sua semplicità e la sua empatia. È veramente una persona di spessore. Grazie, grazie. Io direi di chiuderla qua e vado, così è andata alla grande. E sentirete dal mio tono di voce che non è piangeria, è veramente quello che io e la mia famiglia sentiamo, perché ieri è arrivato, ha voluto vedere la sala, l'esposizione eccetera, e ci ha fatto piacere perché un personaggio planetario come lui ci ha detto: io sinceramente una cosa così non me l'aspettavo. È vero. E quindi accogliamolo con un applauso e a disposizione poi, se qualcuno vorrà fare qualche domanda, è a disposizione. Grazie, grazie. Grazie Enrico. Grazie Fabio. Allora, iniziamo questo. Quanti complimenti. Te li meriti però, insomma. Sì, sì. Però è bello arrivare in un posto bello, noto, quasi irraggiungibile, perché il turismo ancora deve arrivare tutto in Umbria. C'è stato, ma grazie agli alberghi che si stanno adeguando con servizi sempre più belli, grazie alle infrastrutture, insomma, crescerà ancora, e questo tipo di iniziativa, le relazioni o spirito di squadra sono la base per aprirsi a un mercato internazionale che oggi senza si può ambire, ma un po' meno, perché se ce la raccontiamo tra di noi ci facciamo un po' una specie di guerra in casa, invece sapersi rivolgere agli altri e dare un messaggio è la base del turismo. Assolutamente, ma in realtà l'Umbria è piena di turisti, eh? È piena, sì. E tra l'altro anche il turismo, di alto profilo. Il fatto che non sia facile arrivare in Umbria è un problema irrisolvibile, ma a noi piace così, perché non vogliamo che venga troppa gente, poi c'è troppa confusione, capito? Quindi pochi ma buoni. E poi perché venire? C'è il vino buono, le persone belle, c'è simpatia, si mangia bene. Io farei la fila. Senti chef, l'Umbria l'anno scorso ha avuto un momento di incredibile successo con l'assegnazione di ben 3 stelle a 3 ristoranti e una verde, tra l'altro, e quindi 4 stelle. E tu di stelle un po' te ne intendi, no? Vogliamo partire dall'inizio, da come sì, è iniziato il tuo percorso. Tanto complimenti ai colleghi che hanno messo ancora più in luce questa regione. E cominciamo così. Io nel 2005 ero un giovanotto di 25 anni, molto intraprendente. Troppo, al punto che non facevo i calcoli prima, ma mi buttavo nelle cose. Quella in cui mi sono buttato è un ristorante bellissimo, in mezzo al niente, cioè in mezzo al verde, e parlo del fatto che ci sia bisogno di infrastrutture, di alberghi,
di turismo per sostenere anche queste piccole attività, perché eravamo tre cuochi, un cameriere e un lavapiatti, si lavorava weekend e durante la settimana, grazie alla presenza di animali, parlavo con loro. Andavo dalla mucca, dal maiale, dal capretto, ma quelli erano. Fa simpatia, ma in quel momento erano stati ansiosi, perché arrivava un fondo al mese che non ce n'era. E quindi non ce n'era vuol dire mancava la sostenibilità di un progetto, di un'attività commerciale, e di conseguenza tutti i limiti. Avrei voluto i tovaglioli più belli, ma il budget era quello, oppure mi indebitavo ancora. Avrei voluto il sommelier che facesse dei corsi, ma non glieli potevo pagare perché quelle erano le risorse. Ho tenuto così, pensando che quello fosse un po' la vita del ristoratore. Ho sempre sentito dire che gli stellati non guadagnano, il gourmet costa tanto, ho detto ma avrò fatto la scelta sbagliata, me lo sono chiesto un sacco di volte. Poi... Ma qui ti interrompo un secondo perché è interessante, sai che io vivo questo mondo tutti i giorni e non è, cioè, è una polemica grossa quella che gli stellati non possono stare in piedi, tu dimostri esattamente il contrario. No, ma non capisco perché non si dica e soprattutto perché se ne deve parlare. Io ne parlo perché è la mia testimonianza, però oggi c'è la tendenza a misurare le cose, cioè, a volte mi chiamano quanto fatturi, io te lo posso dire, però... Ho almeno 10 domande prima di questa che mi vorrei sentir dire. Che cucina fai? Vai d'accordo con lo staff? Sei una persona per bene? Cioè, chi se ne frega se uno fattura o no? Interessa a me per sostenere l'attività, interessa alle persone che mi vengono a trovare di sapere che c'è una stabilità onesta di un'azienda che sta in piedi. Questa cosa di misurarsi sui volumi, specialmente se uno non deve quotarsi in borsa, non è necessaria. Ma detto questo... Il ristorante è un'attività commerciale. Se uno parte con arroganza, io apro un ristorante 3 stelle, vabbè, probabilmente fallisce, ma non perché è arrogante, perché un ristorante con un numero di stelle da 1 a 3 comunque ha fatto un percorso che ha costruito una clientela e una reputazione. Non si può sostenere il costo dello staff e dei servizi al massimo livello se non c'è una clientela adeguata. Quindi serve il tempo per poter costruire una clientela. Non a caso i ristoranti premiati dalla guida molto spesso, questa è un'analisi che ho visto con i miei occhi, ma la vedete anche voi, vengono frequentati un po' di più. Cioè quando vengono premiati la critica dice sì o no, ma intanto ci sono stati perché è già stato visto e frequentato. I casi in cui apre a bomba e salta sono pochi e magari sono persone che hanno un percorso già consolidato prima. Quindi la sostenibilità di un ristorante è importante e quando arrivi ad avere dei riconoscimenti dovrebbe essere almeno in equilibrio. Un imprenditore che getta del denaro, cioè non lo investe ma lo spende nel ristorante, dopo un po' gli passa la voglia, spende male e lo butta. Mentre mi succede a me di chiedere in alcune collaborazioni dove magari sono in affitto in un albergo, l'albergo ha delle esigenze che il ristorante non può sostenere. Ad esempio tengo aperto il bar tutto il giorno per dar servizio agli ospiti dell'hotel, è un costo che l'hotel può sostenere perché grazie al posizionamento delle camere dà servizio bar per 16 ore per 24, il ristorante diventa un costo e quindi se c'è collaborazione in quel momento funziona alla grande. Se il ristoratore se la deve fare andare bene, nel tempo l'uno o l'altro poi genera un bisticcio. Quindi per me i ristoranti sono sostenibili, sono attività commerciali, può succedere che abbiano un avviamento lento, ma se si ascolta l'ospite, il cliente che viene a trovarci e ci dà un messaggio di approvazione per quello che si fa, nel prezzo, nella qualità, sicuramente la sostenibilità c'è e si vede. Poi non si nasce Enrico Bertolini, si diventa Enrico Bertolini, no? Nel senso, i risultati... Sentire Superman, però. Nasci da lì, ma chiaramente tutto quello che poi hai fatto nella sono vita... Sono magro, ma lì ero 8 kg meno, si vede senza barba. Vado avanti. C'è stato nel 2008 un premio che lo celebro come più bello degli altri perché era il primo, era il giovane dell'anno, quindi non avevo ancora avuto dei riconoscimenti se non degli articoli. Sia il Gambero Rosso che l'Espresso quell'anno mi hanno dato questo riconoscimento. Ero orgoglioso per il team che rappresentavo, ma anche perché ho iniziato a vedere delle persone in più curiose che venivano a trovarci.
E questa è la prima occasione per poter dar conferma agli ospiti che le aspettative erano in linea con quello che veniva fatto nel ristorante. E quindi è un'occasione da non bruciare, cioè quando ti dicono bravo, complimenti, ecco lì inizia il lavoro di conferma e di evoluzione. Non dobbiamo da quel momento in poi stravolgere niente, il premio è arrivato per quello che è stato fatto, bisogna analizzare quello che si fa e passettino passettino cercare di migliorare ogni cosa dando coerenza. Se non vi piace quello che dico alzate la mano, oppure se vi annoio ho pronte delle battute. Nel 2009 è arrivata la stella Michelin, la mia prima, per alcuni personaggi della critica era in ritardo. Io l'avevo desiderata prima, quindi ovviamente quando usciva la guida che non ero premiato ci rimanevo male, ma era un male che insomma mi sarebbe stata di consolazione, di apprezzamento. Lo fate anche voi uno? Facciamogli sentire che siamo... Stanno ascoltando. Ah, oh, bene. Sì. Adesso arriveranno tutti di qua. No, era una cosa... bellissima, ma era il quinto anno che io ero in questo posto, che lavoravo poco, e mi ero un po' demotivato perché non credevo di potercela fare. Quindi nel frattempo mi ero organizzato per trasferirmi perché a malincuore sentivo il bisogno di avere un po' più gente disponibile. Cioè volevo vedere se ero io che dovevo migliorare la proposta o se era che ero in un posto irraggiungibile e quindi mi sono trasferito in un posto a bordo autostrada, quindi da in mezzo ai colli con gli animali e l'orto biodinamico al casello dell'autostrada della 4. Sì, io sono fatto di estremi. Se... Chef, le scelte come avvengono? Per intuizione, quella per fortuna? Volta, sono successe come tutte le cose per le relazioni che avevo. Ho confidato un amico le difficoltà che stavo attraversando, lui mi ha detto che c'era questo posto con un collega che stava andando via, era tutto... ben impostato, con un bel approccio lussuoso, nonostante da fuori non fosse affascinante, era considerato uno dei migliori autogrill d'Italia perché era proprio sul casello, mancava la pompa di benzina. Ironicamente su una guida l'hanno anche scritto, ho fatto vabbè, però dentro c'erano tutti gli elementi per fare una cosa bella e quindi ho sfruttato l'occasione, era un compromesso, però questo compromesso poi l'ho sposato e mi ci sono trovato bene. Tant'è che sono arrivate le due stelle Michelin nel 2013. Non ci credevo neanche io, perché memore di chissà se un giorno prenderò una stella, anche se la desideravo tanto, non si sa mai che arrivi, no? Quindi commenti poi a pioggia. Sono arrivate le due stelle e in quel momento sono iniziate ad arrivare tante richieste. La prima tra queste erano le promozioni all'estero. Quindi importanti compagnie o alberghi di Bangkok, Singapore, Hong Kong, mi chiamavano per fare delle settimane di promozione. Ho fatto qualche esperienza. Prima di tutto mi sono accorto che i piatti che più funzionavano nel ristorante non era detto che andavano bene là, perché cultura diversa, palato diverso, quindi le cose che per noi sono buonissime lì facevano più o meno... cacare non si dice, non colpivano nel cuore delle persone o nel palato, l'ho detto più francese, meglio. L'altra cosa è che viaggiando mi sono accorto che io potevo dare di più perché provavo talmente tanto piacere a farmi ospitare, cioè se uno vi porta a cena fuori, voi avete un approccio diverso da quando prenotate e pagate, questa è una cosa, quindi io quando tiro fuori del denaro l'apprezzo ancora di più, però all'inizio il fatto che mi fanno volare in business, io non l'avrei mai comprato il volo business da solo, non ce l'avevo per 3-4 mila euro di volo, siamo matti. Poi l'autista, il tappeto rosso, tutta la squadra che ti accoglie fuori dall'hotel, era una cosa bella, ma non perché mi sentivo importante, quello certamente mi dava orgoglio, ma quel tipo di messaggio caloroso e sentito che mi trasmettevano, sentivo la voglia di trasmetterlo ai miei ospiti. E quindi nel ristorante ho iniziato, grazie a questi scambi, uno a riflettere sul menù, perché ho anche ospiti stranieri, voglio dargli la mia identità, ma non voglio né peggiorare la personalità e lo spirito conservatore delle mie ricette, né essere distaccato al punto che poi loro non capiscono. E quindi
senza scimmiottare le altre cucine, però alcuni accorgimenti sulla rotondità, sull'umami nostro, e questo ci ha aiutato a essere più compresi. L'altro è stato di aggiungere il lusso necessario per avere un rapporto qualità-prezzo più straordinario possibile. Quindi nel 2016 ero in questo bel posto con 2 stelle Michelin, ma la proprietà... Succede qualcosa. Sì, mi dà una disdetta che era irreversibile. Quindi detto che non sono stati molto lungimiranti, però. No, non lo sono stati, certo. È una scelta fatta in modo cognitivo, come io una volta ho lasciato una fidanzata. Adesso è bellissima, favolosa, ho fatto altre cose. No? Non è che bisogna vivere di rimpianto, né da una parte né dall'altra. Sicuramente le cose che sono accadute da una parte e dall'altra sono accadute perché quell'esperienza è stata vissuta in quel modo. Non è un gioco d'azzardo. Loro hanno fatto una scelta che era più conveniente per la loro mentalità. Io avevo una personalità che lì dentro risultava ingombrante, quindi va bene così. A me è andata benissimo, anche se in quel momento ho avuto grosse difficoltà, perché la disdetta era finalmente... portato a casa il primo stipendio dopo 15 anni di attività, ho cambiato l'automobile, ho fatto 1000 euro di utile, avevo già 2 figli, era insomma, un impegno importante, e il direttore di banca non mi chiamava più tutti i sabati, ho capito che non era amicizia, era una questione, si assicurava che stessi bene perché poi c'era bisogno di rispettare le scadenze. E in quel momento io avevo 22 persone da ricollocare e le 2 stelle che mi ero sudato volevo sentirmele ancora addosso. Quindi ho iniziato a guardare in giro, per paura di fallire ho aperto 8 ristoranti, che non è una banalità, è come andare in galera e buttare la chiave per qualche mese. Sì, tra l'altro mi hanno anche operato di cuore il mese prima, ma quello è stata un'adrenalina ancora più eccitante. Ho scelto prima di tutto Milano come destinazione perché la sognavo da tempo, da quando ero in mezzo al verde, e fino a quel momento ne avevo fatto una scelta economica. Milano era troppo costosa, mi spaventava, e poi arrivavo alla tangenziale e mi girava la testa. C'è stato traffico qua, no, meglio. Vuoi mettere il verde, il giardino, il cane? Ho scoperto Milano l'anno dell'Expo, praticamente subito dopo, un'esplosione di turismo, di nuovi hotel, di nuovi servizi. Ho iniziato ad abitarla e ho scelto il Mudec perché tra le location che avevo visto non ne ho fatto una questione di convenienza, ma era il luogo più freddo che avevo visto. Non c'erano le colonne, i soffitti alti, non c'era lo stile Art Deco Liberty. Era un luogo di cemento con un museo delle culture. E ho pensato che da un punto di vista ristorativo il contributo di un team di lavoro caloroso, umano, poteva essere visto meglio rispetto ad altri luoghi dove ti passano davanti, entrano dentro e devi dirgli che cosa fai. Quindi mi sono nascosto al terzo piano senza insegna. All'inizio non è che è subito pieno, però ho visto il ritmo milanese di persone che venivano perché sapevano che eri lì. Quindi non era tirarsela, era prendere un po' più tempo per aspettare le persone che in effetti l'introduzione al tipo di argomento che si trattava già lo conoscevano. Questo ha velocizzato un po' il posizionamento dei contenuti, il tipo di menu, di prezzo, di squadra. E quindi al Mudec abbiamo iniziato con Sebastian Ferrara, oggi Davide Boioli è l'executive chef, in mezzo vedete la nuvola disegnata da Chipperfield, è un monumento, seppur freddo, molto famoso nel mondo dei musei. È l'unico museo al mondo con un ristorante 3 stelle Michelin dentro, quindi già il museo se la tirano abbastanza per questa cosa e io ne sono orgoglioso. Ma soprattutto sono 2 attività che fanno il loro percorso. Il ristorante cerca di fare il massimo, il museo cerca di fare il massimo. Insieme ci sono dei punti di dialogo dove facciamo anche qualcosa in più, perché le esperienze condivise sono uniche e originali. Poi, sempre... parliamo del 2016, abbiamo aperto Casual in Città Alta, è un posto molto carino che l'anno scorso abbiamo trasferito sempre in Città Alta in una villa storica. Questa villa mi ha stregato, una villa del 1500, bellissima, ci sono solo 7 tavoli ed è un progetto un po' azzardato, però in Galtarossa ho visto un grande talento a curare gli amari, le erbe, e ho voluto dargli questo spazio perché credo che possa raccontare
una bella foto della gastronomia di quel territorio, affiancato da Filippo che in sala fa un lavoro egregio. Poi la trattoria, è il primo hotel dove mi sono inserito, l'Andana, è a Castiglione della Pescaia, in Maremma, ed è di proprietà della famiglia Moretti. Non è solo un hotel, quindi un'esperienza diversa, ma è anche di una proprietà di una famiglia. La prima cosa che ho pensato quando ci si relaziona con una famiglia è di rispettare gli umori, i caratteri e la disciplina che quella famiglia ha da sempre. E quindi non essere rufiani, ma essere sempre professionali e trasparenti, perché se il figlio, la sorella o qualcuno dice qualcosa, cade quella complicità che la professionalità richiede e che è normale, ma non in questo caso, in generale. E quindi non entrare mai nei meriti, a dar colpe, no? Noi italiani siamo bravi a fare un polverone anche in una partita a carte, quindi figuriamoci in un ristorante. Esperienza favolosa, essendo in Maremma, con un bellissimo ristorante disegnato ai tempi da Alain Ducasse, a un'area dedicata alla brace che stiamo sfruttando per dare personalità al progetto. Il Glam è un palazzo di 18 camere con solo 6 tavoli di ristorante, sostenibili tra l'altro. E Donato Ascani è un personaggio, uso la parola preferito tra tutti perché ha un talento straordinario, riesce ad andare al mercato tutte le mattine e condizionare gli operatori. Cioè io da 7-8 anni a questa parte, quando vado lì, vedo che lui è passato e vedo con lo sguardo, faccio finta di niente, però vedo il pescatore, il fruttivendolo, tutti sugli attenti, perché lui ha delle pretese giuste che ha condizionato la qualità di tanti dei banchi. Si è affidato ai bravi professionisti, però cercando le cose buone gli ha dato stimolo e quindi la filiera ha avuto un contributo da parte sua che gli riconosco e viceversa. Cioè, sono stati capaci di innamorarsi a vicenda, di portare dei grandi ingredienti in quel mercato che arrivano al ristorante e orgogliosamente noi si cucinano. Non si rovinano mai, però si cucinano cercando di estrarne qualcosa di speciale. Avanti. Locanda del Sant'Uffizio, c'è un altro maestro di cucina che è Boffa, che per fortuna è innamorato del Piemonte. Perché se non fosse così innamorato del Piemonte, sicuramente lavorerebbe già a Londra, a Parigi o durante l'inverno lui va sempre in Sud America perché ne è innamorato, si farebbe corteggiare facilmente da un potenziale economico diverso, da strutture diverse. Invece è innamorato, ha una location davvero dignitosa, ha conquistato anche lui 2 stelle Michelin, meritate ovviamente. Tra tutti è quello più filo francese come tocco, ma che in Piemonte ci sta. Juan Quintero è colombiano, vive in Italia da un po', è parte del progetto Nel Chianti di San Felice e fa una cucina creativa davvero elegante, armonica. E ovviamente se volete prenotare sul sito ci sono tutti i ristoranti, è facilissimo, basta un click. Anima è un ristorante che ha una stella Michelin, condotto da Michele Cobuzzi. Lui è pugliese e questo mi ha dato uno stimolo in più per fare questo progetto a Milano, perché nella città dove c'è il 3 stelle fare un altro ristorante andava giustificato, cioè perché fai 2 ristoranti, non te ne basta uno. Ecco, aver trovato un'identità molto speciale legata alla sua voglia, alla sua cucina, alla tecnica, ha dato stimolo e ha contestualizzato tutte le sue idee in questo bel posto moderno vicino a Porta Garibaldi. Menditto invece lo chef in Sardegna, poi quasi finito, non è che faccio la partita. Oh, l'elenco è lungo, ma purtroppo è necessario. No, ognuno ha una cosa particolare. Ma un ristorante senza stella non riesce a farlo proprio, non ce la fai. Quando apre non ce le ha. Poi, sì, ma dopo 6 mesi te la danno. Lavori bene. Si può fare, però tipo all'estero non abbiamo ristoranti stellati, abbiamo un approccio diverso. Non pretendo... La mia è una battuta perché dicevamo prima sia nell'intervista nella prima masterclass, secondo me la stella Michelin non è la causa, è l'effetto. Non è che uno ha successo perché gli danno la stella, gli danno la stella perché ha una cucina di successo e un progetto. Se hai sempre dato prova di serietà, di costanza e fai un progetto nuovo, magari quel tipo di fiducia che a un nuovo operatore danno lentamente, a te arriva più velocemente perché c'è una solidità che fa pensare
se lo premio già adesso non è che faccio brutta figura, no? Lo capisco, poi nel nostro mondo magari c'è chi fa un commento di invidia, di ammirazione, questo poi genera comunicazione, a me fa piacere, soprattutto perché un ragazzo giovane che si mette in gioco e viene premiato ha uno stimolo che gli fa da booster molto affascinante. Comunque Menditto è l'unico tra tutti che ha fatto un percorso all'interno delle brigate, quindi è partito a Milano, ha fatto Bergamo, è stato 7 anni il secondo di Donato e 2 anni fa ha iniziato come executive chef con Bergeretto in Sardegna e ha avuto la stella anche lui. Bravo. Poi per misurarmi con il mercato, per la voglia di fare gastronomia... Ecco, qui la stella non ce l'hai. No, sono posti che non sono pensati per essere neanche sulla guida. È una piccola catena di caffè che aprono la mattina, chiudono la sera, si fa il caffè al banco, si fa il pranzo, la cena, la pasticceria. Per me è un grande divertimento perché mi misuro con un approccio diverso alla ristorazione e mi accorgo che è un altro mondo. C'è proprio un altro mestiere. Pertanto in questo progetto ho 2 soci che sono specializzati, fanno molto meglio di me l'insieme dell'attività, io mi diverto più nella parte gastronomica, laboratorio, faccio finta di saper fare i dolci, insomma ci si diverte. E poi ci sono nuovi progetti. C'è in arrivo tra pochi mesi a Parma un ristorante storico che si chiamava Aquila Romana, che è stato totalmente ristrutturato e quest'estate abbiamo aperto a furore 37 camere lussuose bellissime, hanno avuto la stella nonostante l'apertura a giugno, sono riusciti a sorprenderci positivamente premiando con una stella. Ormai non si sorprende nessuno. Vincenzo Russo. Bene, poi all'estero ho finito, vado tra poco a cucina, ho anche 2 barzellette pronte nel caso. Sì. L'esperienza all'estero mi hanno sempre chiesto un approccio molto italiano e popolare, un po' come uso il nome e poi faccio quello che mi pare. Io ho cercato di comprendere qual era l'esigenza dell'imprenditore con cui siamo soci e del pubblico che ci cerca. E quindi abbiamo costruito pian piano dei progetti che hanno prima di tutto un successo per essere capiti e apprezzati. E poi piano piano si vede di evolvere il contenuto dei piatti dandogli più spessore possibile a patto che la gente ci venga dietro. Faccio un piccolo riassunto. Sono e ci vuole, un insegne, bel riassunto. Sono, sì, quest'anno sforeremo i 700 collaboratori, sono 13 le stelle, perché 13, 12 è giornata. Furore, sì. Sì, ne tengo una meno, non si sa mai che no. Sono pronto già. Ma soprattutto una squadra. Difficile far dialogare la persona di Venezia con Dubai o con il Piemonte, però l'apertura verso chi lavora con noi io la ricordo quotidianamente perché quello che si fa in un posto si fa anche in un altro, seppur in condizioni diverse, con clientela diversa. Oggi si è omologato il diritto del lavoro, la voglia di stare insieme, e i messaggi più sono personali e meglio è, ma la parte professionale è unita, quindi bisogna ragionare da squadra e se una persona è in difficoltà non deve chiedere, cerchiamo di essere in anticipo per dare il meglio, poi si sbaglia ogni giorno e pazienza, ecco. L'importante è che l'errore non sia intenzionale, quando una persona sbaglia, oggi è sbagliato, non è che se il piatto era salato la tua cucina è salata, oggi è salato, è un errore di esecuzione. Non sei uno che non ci ha palato, che non vale niente, che deve ricominciare da zero. Gli errori di concezione sono più gravi. Sì. Ho sbagliato a scrivere un articolo, uno, non voglio essere giudicato in una carriera di 30 anni perché ho sbagliato un articolo. Ovviamente sì. Chiaro che uno certi errori non se li può permettere, quindi avrà anche il carattere per reagire e dire, vabbè, mea culpa. Non fate i post come la Ferragni che il giorno dopo... E fanno ancora più casino, se no non se ne parla. Bisogna sempre dire la verità, è la cosa più facile da ricordare, quindi anche se uno sbaglia. Bene, talento e territorio. Quando si apre un ristorante, tutti i piatti dicono, ma quali sono le tue cifre, quali sono i tuoi aggettivi? Io sono partito da Contemporary Classic, poi l'ho visto scritto ovunque, ma magari troviamo qualcosa di più originale. Ho provato a vedere che cosa stiamo facendo. Seguiamo la biodiversità. Vogliamo che ogni ristorante sia unico, originale e che valga il viaggio.
Allora premiare il talento di chi lavora nel territorio dove opera era la cosa più vera che potevo dire. Ognuno degli chef, insieme a un team di sala, straordinario il più possibile, porta il ristorante in una sfera che io cerco di raccontare come speciale, e quindi talento e territorio sono le parole che ci piace raccontare di più. Scorro velocemente alcuni piatti, qualcuno è più famoso di altri. Il primo era abbastanza famoso. Il primo, sì. Però, per esempio, questo è a sinistra, è lo stuzzichino che davamo nel 2015. Era una melanzana moderna, è stata premiata all'Expo come il piatto sostenibile, perché un contadino siciliano voleva smettere di produrre le melanzane. Io dicevo, sei matto, sono le più buone che mangio. Anche dice la melanzana, quelle erano buone davvero. Lui voleva smettere perché il peso della melanzana incideva troppo sul trasporto, essendo leggera. Quindi io farò le zucchine e i frutti rossi. No, ma ti prego, le paghiamo il doppio. Ci siamo messi in quattro colleghi, le abbiamo comprate. E cosa fai con tutte queste melanzane? Buona la parmigiana, la griglia, i vasetti, dopo un po', però adesso. E allora l'abbiamo distrutta, ricostruita, una chirurgia plastica, mantenendo il sapore della melanzana alla brace. Ed eccola lì, piccolina. Poi, quando un ospite arriva al ristorante e si siede, non è che se è venuto a fare un'esperienza gastronomica gli dai la monetina da 2 euro e gli dici grazie, adesso arrivano i piatti. Quel senso di generosità ho voluto rivederlo e abbiamo aggiunto il panino cotto a vapore da zuppare nell'olio con una purea di verdure, la melanzana vicino a uno scampo col caviale, caviale offerto. Sì, dare quel senso di lusso per noi era importante per dare un messaggio completo. E tante altre leccorne, in modo che prima di iniziare il pranzo uno sa che è nel posto giusto. E così via. Alcuni piatti erano molto buoni e ogni volta che li abbiamo presi in analisi, per non toglierli dal menù, li abbiamo approfonditi prendendo ogni elemento. Ad esempio questo è bellissimo, questa, l'evoluzione di questo piatto è fantastica. Nel pentolino c'era la crema bruciata, era una spuma tipo zabaione, gratinata sopra con lo zucchero, sotto c'erano le meringhe, un sorbetto di mirtilli e le ciliegie conservate. Era buonissimo, proprio dal senso di salivazione, di piacere, però non era completo per essere approfondito in ogni cosa. Anziché concentrare i sapori, li abbiamo scomposti, abbiamo fatto lo zabaione col gelato al pistacchio, un zoppato d'olio con l'insalatina d'arance, un albero, la scenografia. E così ognuno dei piatti è cresciuto e nel frattempo sono aumentate le stelle, sono aumentati gli apprezzamenti, abbiamo imparato anche a premiare il lavoro alzando un pochino i prezzi ogni volta che la gente ce lo ha concesso, così da sostenere tutto il lavoro che c'è dietro. E così ora vi potrei tediare lungamente, ad esempio il piccione, nelle main course si cerca di mettere delle salse o di dare un pezzo di carne, ecco, riuscire a manipolare un ingrediente senza perderne il piacere, il sapore, la temperatura e dissociarlo un po' nel piatto mantenendo collegati tutti gli umori è il lavoro più complesso. In alcuni piatti ci si è riusciti, quindi ci siamo divertiti. No, ma è interessante perché vivendo in questo mondo da 30 anni, guardando le due foto, anche i primi piatti erano belli, ben presentati, però ci si rende conto che lì siamo nel 2024 e lì siamo 15 anni prima, cioè che l'evoluzione della cucina, non soltanto della tua cucina, ma in generale dell'alta cucina, esteticamente è cambiata molto, no? Io guardo il menù di oggi e lo vedo vecchio, però mi rendo conto che per modificarlo e per evolverlo tutta la squadra deve venire in quella direzione. Non è perché io ho pensato una cosa, devo forzare tutti a fare qualcosa di diverso, di nuovo. Bisogna che tutto il team condivida il progetto, riesca a evolvere le cose, approfondendo gli argomenti. Il servizio di sala, non ne ho parlato molto finora, ma è la cosa che fa lavorare davvero un ristorante. Io vado in qualsiasi ristorante dove c'è un buon servizio ed è in un bel posto, con chiunque. Perché alla fine male non si mangia mai e un piatto di fortuna nel menù lo trovi. Invece se sono con degli appassionati di cucina, io per esempio sono da solo, cerco il posto dove mangio di sicuro bene e mi tappo gli occhi sul resto.
è sbagliato scegliere quale dei due posti ci conviene di più, però veniamo da una storia in cui il servizio di sala non è stato diciamo oggetto di investimento come la cucina, nella comunicazione, negli stimoli che si danno alle persone che lavorano. E allora ad oggi metto in evidenza questa cosa perché è importante investire nel servizio di sala. A Milano il MUDEC, quando abbiamo aperto, erano 4 persone, stavano diventando 5, ma non andavano d'accordo in 4. Andavano d'accordo, lavoravano bene, ma non avevano quel guizzo di complicità, di coordinamento. Allora ho detto, noi possiamo essere in 7, però per aggiungere una persona, la quinta, dobbiamo essere certi che si integrano un team di lavoro ben organizzato. Ci è voluto un po', quando il team ha imparato a stare bene con loro, hanno inserito un altro e un altro ancora. Oggi se una persona entra e non si integra nel team, esce, ma non rovina il gruppo che si è creato, o se qualcun altro parte non rovina il mood che c'è in quel gruppo. Quindi chiunque va e viene ad oggi per un po' potremmo vivere di rendita perché è stato impostato bene questo argomento. Io voglio poter premiare il sommelier dandogli un assistente, magari due, facendo pagare il vino un po' di più oppure l'insieme dei servizi un po' di più, a patto che facciano un lavoro straordinario, che sappiano cercare le bottiglie, che sappiano proporre la profondità delle annate, che sappiano esercitare il servizio come si deve. Quindi l'artigianalità è giusto premiarla, soprattutto in Italia, più ancora che in Francia, perché loro lo fanno a prescindere, noi invece ce la siamo sudata e quindi ora ce la teniamo stretta. E quindi è bello poter proporre all'ospite anche un aumento di prezzo a patto che la coerenza di atmosfera e servizio di sala siano a livello. Il menù, una volta quando ho iniziato scrivevamo il menù con un linguaggio molto romantico, nel menù grande c'erano i menù degustazione, almeno 3, la scelta tra gli antipasti primi, secondi e dolci, almeno 5 o 6 proposte per ogni categoria perché dovevamo avere tutto. Oggi, visto che i ristoranti sono tanti, le proposte sono tante, l'omogeneità del mercato è quasi satura, se uno ha più personalità e si specializza in qualcosa può ridurre la scelta a patto che ne aumenti la qualità. Quindi io vado in un posto a mangiare il risotto, in un altro a mangiare gli spaghetti, in uno la carne, in uno il pesce. Se il mercato in cui uno è specializzato quel giorno propone meno cose, il cliente lo accetta. Quindi non dire di no all'ospite, cioè voglio una verdura, non ce l'ho, è sbagliato. Però proporre un'alternativa valida, pensando come, riducendo la quantità di scelte, è una cosa che noi abbiamo provato a fare, è stata apprezzata perché in effetti la fiducia che ci hanno riportato non è stata tradita, anzi ha generato un miglior coinvolgimento. Riguardo gli italiani all'estero, stavo accennando che bisogna ascoltare gli ospiti. Io quando vado all'estero, se dico a un indiano che non sa niente dei ristoranti, che sono italiano, mi chiede l'arrabbiata, oppure l'ossobuco e la pizza, questo è quello che lui sa. Come un giapponese che viene in Italia, uno gli chiede il sushi, non si sa cos'è l'omakase o altri tipi di ricette più gourmet. Pertanto quando si va all'estero anche noi si inizia a essere rappresentati bene, per fortuna, ma c'è tanto lavoro da fare, quindi già da qui possiamo lanciare un messaggio importante. Il costo, lo dicevo prima, non dobbiamo aver paura, se ci sentiamo di fare una cosa fatta bene, a proporre uno o due piatti che costano più degli altri. Sarà il pubblico a decidere che quel piatto va bene o no. Se lo scelgono tutti e poi lo riprendono, è giunto il momento di alzare il livello di tutto. Se un albergo ha 5 suite e 100 camere, tutti vogliono le suite piano piano diventano 80 e le camere scompaiono. Questo uguale nel menù del ristorante. Si fa un discorso di revenue non per guadagnare di più, ma per aumentare la qualità e di conseguenza anche il volume di affari e il budget per lavorare meglio. C'è qualcuno che si è stufato? Vado? No. Continuo, bene. Cosa comunicare? Poi abbiamo un quarto d'ora per la ricetta, quindi arriviamo ci sono. Alla fine. L'ultima cosa è cosa si comunica? La verità. Quindi se uno si sente davvero bravo e ha il team che è coordinato
con quell'argomento. Nel fare una cosa la può raccontare. Voglio fare la cucina toscana, benissimo, si condivide ogni dettaglio di cosa si sta raccontando, di cosa si fa e si racconta. Oggi il mercato è ampio, vivendo a Milano vedo che lì per fortuna un ristorante che ha dei buoni valori e che insiste riesce ad avere successo. Magari attende 2 anni, 3, all'inizio fa un po' barcollare un po'. Non sempre uno più bravo ha più successo di uno meno bravo, perché comunicazione, marketing, relazioni, amicizia, insomma, sono tante cose che condizionano l'attività. Però essere empatici, capire il mercato, il prezzo, l'atmosfera e dire la verità permette di funzionare. Questo è un po' il titolo del Talento e Territorio all'Italiana. Io sono orgoglioso di quello che stiamo facendo nel nostro paese. Quando ho iniziato a fare questo mestiere non c'era affatto qualcosa di così. C'erano tanti ristoranti, ma non così tanti, posizionati tra gli stellati, tra diciamo, il target lusso. Si può vivere anche senza, ma i servizi attraggono un turismo di elite che a me piace avere e a cascata fanno funzionare un po' tutto. Si sta bene tutti in questo mondo che viaggia, che comunica. Quindi sono orgoglioso di essere italiano e adesso faccio... Vabbè, interessantissimo tutto questo excursus perché... Intanto non dovevi mettere il sale? Vado. La ricetta io già l'ho vista prima, quindi... È interessante per vedere qual è l'evoluzione di una persona come te che è riuscito a raggiungere un successo importante in questo mondo. Ovvio, bisogna essere capaci, talentuosi, ma bisogna essere molto ben organizzati, persone serie che lavorano, perché che hanno buone idee. Non è, cioè, sono tante le componenti che portano, diciamo, a un risultato. Tu nella vita hai fatto tante scelte, te ne sei pentita di qualcuna di scelta? No, pentito oppure... no. Però azzeccate tutte. No, ho fatto tanti errori, c'ho l'elenco, ne farò ancora altri, però me li dico e li racconto con orgoglio, perché quando mi sono posto male con una persona me lo ricordo bene. In quel momento so di aver sbagliato, però è andata così. E sapere che era un errore mi permette di non rifarlo. Non giustificandosi se uno ha fatto un errore magari grave, però... Ci sono delle cose che uno pensa di fare. Ho aperto un ristorante, il giorno dopo l'apertura ho detto questa è una cavolata che non funzionerà mai. Mi è successo una volta. E... È vero? Ti è successo una volta? Sì. E ti sei reso subito conto che... Il giorno stesso dell'apertura ho detto qui è un disastro. Sono... Però non si sa nulla di questa cosa, non è uscita la notizia. Sì. Non è recente, ma... No, ora non... Sai, il problema è... Per un giornalista che la notizia non è più Bartolini che prende la stella, è Bartolini che non prende la stella. Sì. Quindi... Beh, però mi sento un po' oggetto di comunicazione, non mi piace. No, usiamo diciamo il braciere degli altri in questi casi. No, io ho sempre, anche con i nostri PR, perché oggi sembra che senza non si può vivere, ho sempre raccomandato di diminuire l'esposizione o di non essere avidi nel voler apparire. Se hai 10 richieste di intervista o di partecipazione, non è detto che le devi far tutte, anzi potresti dire di no a tutti con educazione, perché la priorità è che al ristorante le cose funzionino. Che io ci sia o no fa niente, l'importante è che l'ospite abbia il massimo del risultato e nella comunicazione... Oggi ci arrivano tutti i giorni una serie di richieste. Non è detto che le fai tutte, perché su 10, 8 ti chiedono le stesse cose. Certo. Cioè, io ho iniziato nel 94 la mia prima esperienza al ristorante dallo zio, ero in prima superiore, e ancora oggi mi chiedono come è iniziato. Ma forse adesso la gente vuole sapere come finirò, perché dopo 30 anni che rispondi alla stessa domanda... C'è il PR che va in automatico, non sono più io a rispondere, perché vuoi che ti dico che mia zia mi teneva in grembo, cucinava sulla stufa a legna, quando schizzava il minestrone mi assaggiava, bimbo mio come sei buono, cioè, l'ho scritto anche in un libro, insomma, si fa fatica poi a raccontarsi così, ma si fa un piatto. Sì. Dai. Allora, a me piace il pesce al sale. E mi piace soprattutto perché... Il piatto si chiama rombo. Rombo e rosso. Il rosso. Mi piace perché
quando parlo con tanti colleghi, soprattutto i nostri collaboratori, gli chiedi il pesce al sale e sembra che tutto qua. Sì, è pescato un pesce buono, ne concentri i sapori, mi indovini la cottura succulenta, grazie, che bontà, mi sento al mare anche se sono in Trentino. Però questa è una cottura interessante, quindi non è, il pesce non è ricoperto completamente dal sale, sì, ma è appoggiato in questa sale e spezie. Abbiamo pensato con Davide Boglioli di riuscire a fare una cottura al sale per il trancio, per non cucinare un pesce intero, quindi in una pentola, bellissima tra l'altro questa, ecco qua, si mette il sale grosso con il finocchio e il cumino in questo caso, poi ognuno se la personalizza come vuole. Si genera il vapore come all'interno della crosta, quindi è chiuso. Io metto un trancio di rombo con la lisca centrale, così la succulenza rimane. Potrei proteggerlo con una foglia sbianchita o cruda, cioè di vite, di loto, di bieta, di zucchina, i tenerumi siciliani, buonissimi. Ecco, e cerco di concentrare il sapore con una cottura del suo vapore. La pelle tocca il sale, quindi poi verrà esclusa. L'osso o la lisca mantengono più succulenta la polpa. È un po' come cuocere un trancio, si deve prendere solo pratica e attenzione alla iniezione di sale che c'è. Che la percezione è che ci sia tanto sale, soprattutto dal profumo, in realtà bisogna salarlo perché sia saporito. Vado a fondo un po' nella ricetta, se lo volete rifare a casa, molto facile, ecco, potete fare anche col trancio. Tutto, dicevamo, è una ricetta che è in carta e sta per... Questa è in carta, forse, sì. Essere... forse tra un mese verrà sostituita, allora l'ho voluta portare per omaggiare questo piatto. Noi la teniamo 3 minuti da una parte, poi si gira, 3 minuti dall'altra, si spegne, si lascia riposare ancora 1 minuto, mediamente la cottura è pronta. Comunque con un cucchiaio si verifica, appena si stacca dalla lisca, stop, come quando si fa il pesce al forno. L'aroma nel sale grosso, piacevole per me, il finocchio un po' toscano, alla mia compagna il finocchio non piace, quindi a lei glielo faccio senza. Però si può mettere l'acqua per generare un po' più di vapore, oppure il vino, anche rosso, se ci piace quell'aroma, speziatura, sempre che uno abbia naso e palato per apprezzarlo, perché tante volte uno lavora tutto il giorno, arriva un cliente facoltoso che non ha palato, si mangi così, un piatto così, perché? Cioè, per premiare questo lavoro bisogna avere un po' di palato e siamo un po' disabituati a usarlo tutti, non ci si allena, si mangia con sufficienza e quindi anche la cucina, quella più moderna nelle città internazionali, sta diventando sempre più piena di glutammato, di umami. Il sushi che io amo, quello fatto bene, ha grande successo perché è una cosa un po' più in sapore che colpisce il palato grazie ai condimenti dolce, salato, umami che si combinano. Ho un linguaggio che ipnotizza, qualcuno si addormenterà, comunque vado avanti ancora un pezzetto. Senti, ma con questa cottura chiaramente è adatta non soltanto al rombo, ma a tutte le tipologie di pesce a trancio. È una semplice tecnica che non richiede di star lì a urlare come in TV. Cioè, passami la pentola, abbassa il forno. No, tranquilli. L'ingrediente è stato in questo caso frollato 2 giorni. La frollatura dei pesci è una cosa antica, ma adesso se ne parla un po' di più. Qualche professionista lo fa davvero bene, altri azzardano e rendono indigeribili gli ingredienti. Quindi quando si inizia a maneggiare la tecnica non è che siamo dottori, siamo cuochi, ma si ha la licenza di fare quel che si vuole. Allora bisogna studiare un attimo, perché a volte c'è un famoso collega che serve il centrifugato di una radice, non dico i particolari sennò sembra che lo voglio sminuire, però alcune radici crude sono lassative e non si servono crude a inizio pasto, perché uno poi c'ha l'aria in pancia tutto il tempo, sì, non è volgare, cioè è proprio aria, che può uscire anche dalle orecchie, però non si serve, non si può. Eppure alcuni di noi per fare i fighi, oggi servo il centrifugato di,
però bisognerebbe anche essere, se quando si azzarda, essere certi o seguiti da un professionista che avalla alcune idee che potrebbero non rassicurare tutti gli ospiti. L'ho detta in francese. Passati 3 minuti, io lo giro. Ecco, già un bellissimo aspetto. Tolgo il sale dalla polpa. Lo lascio andare, altri 3 minuti. Quindi era per dire che la frollatura anche delle carni. Per esempio, mi ha detto un macellaio che per fare una tartare di manzo bisogna essere certi che i 4 patogeni presenti nelle carni siano stati analizzati, altrimenti quella carne non potrebbe essere usata per fare una tartare cruda. Ah, bene a sapersi, io avevo 30 anni quando me l'ha detto, ho sempre mangiato tartare ovunque. Quando lavoravo a Parigi prendevano il diaframma, il controfiletto, il filetto di qualsiasi natura sottovuoto. No, passami quel pezzo là che ce ne ho poca. Con una certa sufficienza, perché la carne cruda sembra si possa mangiare sempre. Non è terrorismo, però essere informati e custodire questa conoscenza per la salute degli ospiti e la bontà della fiducia che ci viene riposta è importante. Anche quello costa in un ristorante, effettuare i controlli, essere attenti. Sì, come per fare un piatto io ne ho provati 30. Come faccio a dirti che quel piatto costa il 10% in più? Perché le prove mi sono costate. E se metto la voce ricerca nel bilancio per dedurre i costi che ho investito, mi indagano perché probabilmente sto truffando, sto evadendo una parte dell'utile. È giusto che ognuno prenda decisione di come condurre la propria attività e dica la verità. Io l'ho fatto 20 prove, non ho invitato gli amici a cena, ho provato 20 volte, quel food cost lì non lo posso privare ai premi o alle tasse, lo metto lì perché è lì. È sacrosanto. Bene, allora, insieme al rombo, che finisce la cottura, sì, io ho preparato ingredienti. Una salsa di rape rosse, perché a me le rape rosse sono care e soprattutto volevo distrarre l'attenzione dal risotto alle rape rosse, che dopo 19 anni non è che... Facciamo lode alla rapa rossa, dai, che ti ha reso famoso. Sono felicissimo, l'ho fatto tutto il mondo, però a una certa, cioè, se riesco, grazie che ha messo la maglia in tinta, signora, se no, sì, sì. A una certa posso anche pensare che quell'ingrediente si possa usare per altre cose, se no... Bene, quindi la rapa rossa, ma mi piace la dolcezza, la modernità che oggi ha. Quando ho iniziato, la prima volta che le ho usate, io le avevo viste solo nei barattoli, nei buffet degli hotel. E le odiavo perché erano terrose. Poi sono diventate ruffiane in questo risotto, me ne sono innamorato. Ed eccole quindi in un sugo fatto con le ali del rombo, i musetti, le code, una parte della pelle. E ho imparato mediamente nelle salse a fare attenzione alla dolcezza, la dolcezza che si estrae dagli ingredienti. Gli ingredienti mediamente, anche quelli amari, vogliono essere dolci. Pensate al carciofo, lo cuocete lentamente sulla brace, quella dolcezza che sembra amaro è in realtà una dolcezza che sembra liquirizia. Cioè, l'amaro, che è un veleno, quando si cucina bene scompare, a meno che non si voglia estrarre. Allora, il pesce, se si tosta violentemente, diventa amaro, c'è un sapore come di bruciato, e dentro ha un sapore diverso da fuori. Se invece si tosta delicatamente, si riesce con il suo liquido a tostare ogni molecola per farla diventare dolce e saporita. Quando si fa la zuppa di pesce, se la fate in 8 ore è una ganascia di cioccolato, se la fate in 2 ore senza l'aglio sa di poco, e se quando la metto in bocca c'è un po' di violenza oppure un po' di puzza retro. Allora bisogna avere pazienza, andare ad agio. Faccio sempre l'esempio come guidare sulla neve. Se guido in modo costante e omogeneo dall'inizio alla fine senza accelerare o decelerare, vado. Se accelero mi inchiodo, se decelero scivolo indietro. Le tostature sono così. Se un minestrone con un goccio d'olio appena lo tosto lentamente, riesco a ottenere la dolcezza delle carote, del cavolo, di tutti gli ingredienti. Se lo tosto violentemente, poi alla fine saprà un po' di bollito, perché nel momento in cui metto il brodo si diluisce tutto. Faccio finta di saperne. Ah, oh, ne sai. Allora, cosa c'è lì dentro? Per essere un po' toscano, ho preparato un sugo di fegatini, tostati molto lentamente, e con le verdure ho cercato di riprodurre la dolcezza di un vinsanto. Poi ho preso le lumachine di mare,
qualcuno non piacciono, ma io trovo che la consistenza in questo piatto sia indispensabile, un po' di callosità, con lo scalogno, cucinato molto molto ad agio. Quindi scalogno e lumachine profumate con il finocchietto fresco, che ci rimettiamo a fine cottura. Le erbe raccolte da poco e strappate trovo che siano le più buone. Ci saranno meno belle di una julienne fatta fine fine col coltello, però è più buono, quindi non ci rinuncio. E un po' di rusticità in un piatto elegante, insomma, da personalità. Controllo se si stacca, ecco, ancora un attimo, lo lasciamo cucinare. Senti, l'abbinamento con questa salsa di fegatini gli dà uno sprint magari in più. Personalità. Personalità. Sì, possiamo servirlo anche senza. Poi la parola fegatini spaventa. Io ho imparato, se non ci sono siamo in Umbria, non ci spaventiamo. Sì, no, neanche io. No, però alcuni ospiti non danno una fiducia completa. Cioè, sì, mangio tutto, ma... Cioè, citi le animelle, assolutamente. Io ricordo di animelle pessime. Un po' elastiche, un po' cingommose, un po' mare fuori e rosa dentro, nemmeno ricordo altre che sembrava il più buon sandwich del mondo, dolce, romantico, leggermente speziato. Quindi io non mi fermo a un ingrediente, mi fermo al sapore o al risultato che c'è. Non guardo se è pesce o carne o verdura, vado oltre. Se parliamo di cucina elaborata. Ma questa è guacamole. Questa è il sugo di rapa rossa, quindi da un fondo viene benissimo col merluzzo, le pance, le pelli, le teste, le guance, anche lasciate dentro tipo un borscht, con un po' di acidità, e vado. La mettiamo a specchio sotto? Famoso specchio, sì. Come diceva Vissani. Maestro Vissani. Un goccetto d'olio, quello, sì. Uno dei miei primi viaggi in Umbria è stato per mangiare in questa grandissima casa Vissani. Quanti anni fa? Sono uscito sconvolto, sì, di piacere, perché una tale maestria nei piatti, nei sapori, mi aveva spiazzato, perché io mi sentivo un cuochetto bravo, invece mangiare una puntina di coratella in aperitivo, sono passati 20 anni. 20 anni fa. Però quel morso me lo ricordo ancora, quando uno si trova davanti a una cosa bella lo deve dire. Non è che se fa un complimento a un collega si viene sminuito, anzi, è una persona capace di riconoscere che ha davanti qualcosa di bello. E se confermo che è ancora bellissimo, si mangia benissimo, e la Michelin non è d'accordo, ma noi andiamo avanti. Vabbè, noi no, non siamo la guida Michelin, io ho detto il mio parere che era... Per me era immenso, insomma, ho trovato il menù. È mica personale mia che non finirà mai. Menù, sì, so che a qualcuno non è simpatico, però non è il mio caso. Il menù scritto a mano. È un ristorante 3 stelle Michelin da 25 anni, ahimè non ho mai raggiunto quel risultato. Sì. Ma, pazienza. Bene, allora vado avanti con il rombo, che abbiamo cotto sul sale, anziché in crosta di sale. La mia parte preferita sono le alucce, quindi non le metto nel piatto, così me le mangio io dopo. Scherzo, va bene. Tolgo la pelle, prendo le alucce e le metto a posto suo. Poi mi prendo un pezzettino. Faccio un pezzettino degustazione oggi. E faccio attenzione alle lische, perché alcuni errori si possono accadere, ma ovviamente agli ospiti non vanno bene. Ah, sono andato a un ristorante 3 stelle e c'era una lisca nel piatto. Disastro, non pago il conto. Va accettato anche questo tipo di critica, che va condotta, non è che... Ah no, aspetti un attimo. Però conviene che non succede. In qualsiasi ristorante del mondo è successo almeno una volta ci fosse un capello. Che schifo, non va bene, è sbagliato, però se succede che si fa? Si chiede scusa. Puoi chiudere il ristorante, sì. Bisogna essere mortificati, perché è giusto esserlo, e non fare gradasso. Non è colpa dell'ospite.
essere sinceramente... Il problema è che adesso con i nuovi mezzi di comunicazione un problema del genere si moltiplica per... Perché un secondo dopo sembra che tu servi, se fai il parrucchiere, no? Per esatto. Messo... Sì. Allora, scalogne lumachine sul rombo. Io vi giuro che al ristorante la gente c'è fuori che non ne può più di mangiare. Questo è un assaggino, non è che si fanno le porzioni esigue, è giusto per la dimostrazione. Però mediamente al dolce mi dicono... Questo è diciamo un secondo basta. Classico, quindi con porzione sì. Nel menù degustazione inserito. Sì. Un goccio di salsa fegatini. Voilà. Poi per divertimento, ma anche per dare... E poi la foglia, diciamo, mi ricorda un po' Marchesi, questo te lo devo confessare. Sì, era ispirata alla foglia d'oro. E questa volta con la rapa rossa si può usare la pectina in polvere per far veloce, che si compra anche da Cancelloni, tra l'altro. Oppure si usa la mela verde, che si trova da Cancelloni, nel reparto ortofrutta. Sì, si può frullare, cotta si fa anche più veloce. Grazie, grazie. Aspettavo. Una marchetta. Poi vi spiego il piatto, che ho un accordo con la signora che ci ha dato questo piatto in Korean, si chiama Aura, Infinito Design. Prima mi ha promesso che verrebbe atteso fuori col blocco d'ordine. È molto speciale, non mi ricordo quant'era che la percentuale che la... Poi dopo lo dico. Un po' di ironia. La rapa rossa, qualsiasi tipo di verdura o frutta cotta e frullata con il fruttosio, lasciate essiccare, si riesce a fare una pellicola. Si frantuma se è priva di pectina mediamente, ad esempio la cipolla stracotta. A me piace molto stenderla sul silpat in modo invisibile, tipo un millimetro e mezzo, lasciarla essiccare in forno e diventa croccante. Poi si ammoscia perché il fruttosio la rinumidisce. Però passata in piastra all'ultimo diventa come la lingua di gatto, no? Che si può modellare un po' e può diventare un involucro di una caramella. Per anni abbiamo fatto questo pezzettino di cipolla passato in piastra con dentro, a me piaceva il foie gras, so che è inusuale, però... Buono. Vero? Sì, sì, confermo. Sì, quindi il foie gras dentro questo pezzettino di cipolla, qualcuno dice non mangio la cipolla, meglio che ne mangio due io, in quel caso, però no, è divertente. Comunque la frutta o la verdura frullate con questo elemento riescono a essere essiccate. La rapa rossa riesce a essere un po' elastica, ma non è un chewing gum, appena sente l'umidità e il calore si affloscia e fa una crosta, quindi si lascia sul rombo. Prima ero molto emozionato, agli ospiti non ho fatto vedere che questo piatto si chiude con il caviale che Cancelloni vende a Etti. Vero? Sì. Anche quello ci piace. E quindi un'altra cosa che ho imparato, all'inizio scrivevo tipo manzo crudo col caviale, mettevo tre palline perché c'è scritto e quindi c'è, no, non si fa così. Se dici di servire il caviale lo devi servire, se non lo dici è un condimento come il sale, non è che lo citi. Se metti due granelli no, se invece lo metti 5, ma meglio 10 grammi, non è una paura da condividere con un amico, è un pregio, una bellezza che si condivide con un ospite. Quindi rombo in rosso. Bellissimo, un applauso allo chef, grazie. Grazie mille della... Stavi pensando, ti ho visto, Ti ho visto riflessivo. No, bello, è stato molto bello, intenso, anche perché abbiamo fatto due di queste identiche, quindi ero preparato sulla seconda, già sapevo cosa sarebbe successo. Però complimenti per la tua bravura, per la tua... capacità anche di raccontare una storia, una vita che penso sia importante per gli altri, un esempio. Io so che Chiara Cancelloni aveva un presente per te, quindi la chiamerei qui sul palco per anche i saluti finali. Benvenuta Chiara. Ah, regalino piccolo da portare in valigia a mano.
Meno male che non sei in aereo. Grazie. Grazie Enrico, veramente. Il microfono. Grazie, ringraziamo Enrico per la sua presenza e per la sua grande umanità. Grazie, grazie, è stato un grandissimo piacere. Grazie a tutti voi per essere qui oggi. Adesso che ho le pentole posso cucinare. Volevo complimentarvi con tutti voi per essere stati numerosi. Non me l'aspettavo. Cioè, in realtà non mi aspettavo di trovare uno stand così ben organizzato. Quindi complimenti che state investendo molto su questa cosa. Da piccolo imprenditore penso che ci sia la voglia di condividere smisurata e di essere compresi che quello che fate, ognuno di noi fa nel suo, possa essere alimentato quotidianamente. Quindi vedere una sala gremita senza sbadigli mi ha reso molto orgoglioso. Torno a Milano arricchito, grazie. Grazie a te veramente, buon rientro. Grazie a tutti, a domani. Grazie. Andiamo, si va, bene. Grazie, grazie. Possiamo assaggiare il tuo piatto, dato che rimane qui? Io sì, non l'ho... Sound of my soul. This is the sound.